Oh, bella a tutti ragazzi, io sono Kant e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi sono a Londra e questo è il secondo capitolo della mia trilogia su Black Flag, trilogia che è incominciata con il video di Barcellona, che puoi trovare qua sul canale, dove sono stato la settimana scorsa. Ho visto appunto di Black Flag con Jean, Mark Valle e la voce, e lì ti racconto com'è andata. Da Londra tra l'altro è già uscito, girato oggi, il video dove sono stato all'Olegis Records, negozio bomba come al solito. E questa sera me ne vado a vedere gli Off, tra l'altro la serata è partita veramente alla grande perché ho incrociato prima Kate Morris, ecco la foto. Eh sì, infatti ero andato a fare un sopralluogo al locale che è proprio a 250 metri dall'albergo dove sto. Dopo ti faccio fare il room tour, ma ecco, questo è il room tour. È una stanza di... dovrebbe essere 3 metri quadri, ma secondo me è molto meno. Non c'è neanche il bagno, ma è abbastanza il design. Si chiama Keep Hotel, costa poco ed era vicino al locale, che era tutto ciò che mi serviva. Quindi sì, possiamo considerare il room tour già finito. Eccolo qua. Poco più grande di quando stavo in Giappone nel Capsule Hotel. Poco più grande. Però qui c'è il bagno privato, invece questo c'è il bagno in comune. Comunque, a parte questa digressione sugli alberghi, ho beccato prima Kate Morris, è stato molto gentile come sul solito, non era la prima volta che lo beccavo. Se ce la faccio ti metto una foto di 10 anni fa, quando siamo fatti per la prima volta una foto insieme. E quindi dai, mi ha fatto prendere benissimo beccarlo. Sono molto molto curioso di vedere gli Off dopo aver fatto Free LSD. Ti metto qua in descrizione il link del video che ho fatto e dedicato al disco Free LSD, l'ultimo disco, che ha cambiato totalmente le carte in tavola per quel che riguarda la band, rivoluzionata la formazione, direi anche il genere, ci sono entrati due jazzisti, e quindi sono estremamente curioso per quel che verrà la data di stasera. Ad aprire il concerto ci saranno i Cable Ties, che sinceramente non conosco. Dalla bio ho letto che fanno post-rock, che questo vuol dire tutto e niente, però si sono fatti tutto il tour con gli Off, quindi questo ai miei occhi dà già una buona credibilità. Insomma, sono proprio carico per la data di stasera, quindi mi metto la felpa, non mi metto la giacca, anche perché il locale è proprio abbastanza vicino, dopo non ho voglia di rompermi le palle al guardaroba, e vediamo un po' come sarà questa data sold out. Sì, perché il concerto è andato sold out ormai da molto tempo, però i biglietti li avevo fatti già tantissimo tempo fa, proprio appena avevo girato il video sul disco. Dai, mettiamoci in moto. Hackney come quartiere è proprio figo, mi piace un botto. Rimane sotto Hackney Wick, che comunque non è lontano da qua. E il locale tra l'altro è proprio di là dalla strada, ci ho messo 2 minuti, tra l'altro non fa neanche freddissimo, infatti è abbastanza azzeccata la felpa di non portare la giacca, anche perché ho il piumino da rapper con almeno 3 omicidi fatti, quindi è un po' pesantone quello. Adesso mi guardo attorno perché dopo il concerto dovrò anche mangiare qualcosa e spero proprio che al merch accettino la carta di credito, cosa che fanno praticamente tutte le band di tutto il mondo, non ho quasi nessun dubbio che lo facciano gli Off, perché non ho cambiato le sterline per questo viaggio. Ultimamente la cosa bella è che puoi andare nei paesi senza l'euro e non cambiare i soldi, e questa è una ficcata. Quindi sì, non sono punk, sono per il pagamento tramite le banche. Ok, ok, non sono punk, ma chi se ne... Comunque ce l'ho fatta ad arrivare in anticipo anche stasera, veramente, questa è la mia condanna. Comunque, dai, bomba, adesso vi faccio vedere un po' dentro com'è il locale, le clip e i commenti li farò in delay o dall'albergo, se non faccio troppo casino, oppure da casa. Comunque mi auguro buon concerto.
Allora, rega, Pollice in su per il Remote Club, il locale, mi è piaciuto un botto, era molto molto alla vecchia, con il soffitto tutto glitterato, veramente sembrava di entrare negli anni 70, tutto fuorché un locale moderno, ma bello per questo. Tra l'altro figo che ti fanno il timbro e poi puoi entrare e uscire, quindi sono entrato, ho preso il merch, che dopo ve lo faccio vedere, sono tornato qua, che è vicinissimo, e poi sono ritornato al locale. Quindi mega mega sciallo, staff amichevole, vuol dire sempre una roba. Poi, Cable Ties, australiani, come band sono abbastanza inclassificabili, questo può essere un bene o un male, dipende dai punti di vista, e hanno anticipato anche il loro set, cominciando 10 minuti prima rispetto alla scaletta, per suonare 40 minuti, che per quanto sono stati intrattenenti, forse sono stati anche un pochino troppi. E quando è la sensazione che una band suoni troppo, non è mai un buonissimo segnale, però sono forti, eh? Forse vanno capiti. Esserne totalmente a digiuno probabilmente non mi ha aiutato. Della serata, quello che mi ha portato qua a Londra, i fottutissimi Off. Ragazzi, che cazzo di super concerto! Allora, sapete cosa mi piace un botto? Che hanno iniziato con Fearless D e l'hanno fatto tutto dall'inizio alla fine, e quindi tutta la prima parte del concerto è stato il disco. E questo, ragazzi, per me è una figata. Questo vuol dire che il progetto è ancora vivo, c'è una progettualità nella band. Finalmente una band che ha il coraggio di portare un ultimo disco tutto dall'inizio alla fine. E sono pochi i casi nel nostro genere, lo sapete bene. È anche vero che la formazione attuale è quella che ha fatto il disco, quindi probabilmente ci tiene ad eseguirlo dal vivo. Tra l'altro la sessione ritmica è qualcosa di straordinario. Cioè, non sapevi dove guardare, se il basso, la chitarra, Keith Morris, la batteria. È stato un concerto assolutamente intrattenente, starete vedendo qualcosa dalle clip, dal primo all'ultimo pezzo senza un passaggio vuoto. Poi, dopo aver fatto tutto Fearless D, hanno fatto altri 6, 7, 8 pezzi, presi qua e là tra i vari album, soprattutto dal primo, Four First EP, che mi pare abbiano fatto 6 pezzi da quella raccolta. E Keith Morris super in forma. Quando avevo fatto il report dell'ultimo Bayfest, avevo detto come l'avevo visto un po' fiacco in quell'occasione. Già Londra mi ha dato tutta un'altra sensazione. Ragazzi, l'hardcore sta vivendo un momento di super salute, e tantissime band giovani stanno uscendo e stanno spaccando. È bellissimo vedere come una formazione come gli Off, che è un ponte tra diverse generazioni. Penso che all'interno della band ci siano 30 anni di differenza tra alcuni membri, e appunto riescano a riassumere tante sonorità e farlo con un gusto incredibile. Veramente, se avete l'occasione, andatevi a vedere gli Off, perché stanno portando uno show incredibile. Bello bello bello. Merch Report. Allora, questa è la maglia del disco Fearless D, visto che non sono riuscito poi a prenderla con il pre-order. Il disco poi l'ho preso a New York, vi rimando al video che ho fatto. E quindi la maglia con la grafica dell'album, io adoro questo artwork di Pettibone. Tra l'altro, da vedere sulla scritta Off, che non è nera e basta, ma è un cielo stellato, questa maglia secondo me, ragazzi, è straordinaria. Siccome al concerto del Black Flag non ho preso niente, qua invece ho fatto doppietta. E mi sono preso anche la maglietta nera, eccola qua, sempre con un artwork di Pettibone. Io penso che avere una maglietta con un artwork di Pettibone sia portare addosso un pezzo d'arte. Quindi, dai, quando c'è il merch figo mi piace prenderlo, sono un collezionista, e queste, ragazze, sono maglie straordinarie.
Ragazzi, come avete visto, è stata una serata per me assolutamente positiva, più di quella di Black Flag, senza dubbio, e mi è anche piaciuto tornare a Londra, sarà che ho beccato giorni col bel tempo e tutto quanto. Insomma, anche per oggi è tutto, e noi come al solito ci vediamo molto molto presto. Ciao ragazzi! Perpetrators become killers!